Buon pomeriggio a tutti, siamo nel borgo di Braniola, camminata di San Cassiano. Siamo con una colonna degli Arcini, Bruno Mencarelli, classe 1954. Anche oggi una grande corsa. Le tue impressioni, Bruno, su questa corsa? È stata una gara bellissima, somigliava più a un trail che a una gara su strada. Io mi trovo molto bene nello sterrato, perciò mi sono divertito. E in effetti tu sei una vera e propria anima trail, in quanto il tuo curriculum è denso di corse molto importanti. Citiamo per esempio l'Eboz, dove sei riuscito insieme ad altri arcini a, diciamo, portare a termine una corsa di 100 km, 125 km. Poi ne vogliamo citare ancora, per esempio il trail di Montalbano, e poi vai avanti tu. Il trail dei cinghiali a Savona, il trail del salame e altri trail. Ecco, ma questa tua passione per il trail da cosa nasce? Nasce perché mi piace di più correre sull'erba, in mezzo ai sassi, nello sterrato che nell'asfalto. E tra l'altro tu hai anche, diciamo, una grande esperienza, sei un uomo di mare, perché se non sbaglio sei anche istruttore di canottaggio, se non sbaglio. Sono stato campione italiano di canoa polo e quindi vice campione europeo di canoa. E quindi abbiamo anche un arcinio che ha dei trascorsi molto importanti, campione italiano. In gioventù. Da quanti anni che corri, Bruno? Tre anni, e ricordiamo che è uno dei pochi arcigni che ha raggiunto i 1000 km di corsa. Quali sono adesso i tuoi obiettivi da qui alla fine della stagione? No, qui alla fine della stagione solamente divertirmi. Corse insieme agli amici arcigni, nessun programma di grande corsa. Qual è la corsa che ti è piaciuta di più tra quelle che hai fatto in questi tre anni? Quella che ti ha dato le sensazioni più piacevoli, le sensazioni migliori? Diciamo che io ho sensazioni migliori tutte le volte che sto con questa compagnia. Ogni volta è una sensazione bella. Su strada la più bella corsa è stata la maratona di Firenze, e trail, vabbè, la Botsway. La Botsway, tra l'altro corri anche con il tuo amico che è Paolo Bucci, molto Bucci. Forte, molto più forte di me, allora fatico a stargli dietro e cerco di darmi da fare. Ecco, quanto è importante avere, diciamo, dei compagni che quando sei in un momento di difficoltà ti danno una mano, e soprattutto da un punto di vista del morale ti incoraggiano, quanto è importante? È importantissimo, e poi questo gruppo è riuscito a fare di uno sport individuale uno sport di squadra, che penso sia al massimo proprio. Cioè, è stupendo, ecco. Io mi diverto, corro perché mi diverto, corro per il piacere di divertirmi, corro per il piacere di avere gli amici come te e come gli altri. E questo è un grosso insegnamento, soprattutto per un classe 1954, si può dire, 60 anni. Che, se che dai del filo da torcere a gente ovviamente di 18 anni, insomma, ecco. Quello no, penso di no. Io cerco di fare, sono abituato, sono competitivo per natura, anche quando gioco a tappini con mio figlio voglio vincere io. Non calcio. O a calcio. Voglio vincere, io voglio sempre vincere, no? Però poi finito lì. Ma è vero che ti chiamano il cinghialone perché sei molto bravo nelle discese, cioè la tua specialità? Sì. Da cosa nasce questo soprannome? Perché in discesa mi butto giù come un cinghiale. E in effetti dovreste provare a stare dietro a Bruno, perché è veramente, io ho provato qualche volta a stare dietro, ma è veramente stratosferico nelle discese, soprattutto è molto coraggioso e non hai paura di niente. Tra l'altro in discese è molto pericoloso. Finché mi va bene non ho paura di niente. Va bene, con questa battuta auguriamo tante cose al nostro arcigno. Un saluto a tutti. Ti ringrazio.